Allora, dunque, nell'ultima lezione, nelle ultime due lezioni, secondo me abbiamo fatto un salto di qualità, cioè adesso stiamo cominciando ad avvicinarci propriamente al lavoro che dobbiamo fare. Questa cosa qua, da una parte mi fa molto piacere, dall'altra parte mi implica che gli altri, allora questo salto di qualità l'abbiamo fatto con Giulio e Francesco, semplicemente perché erano loro quelli presenti, però io non voglio perdermi nessuno per strada, voglio che tutti quanti siamo allineati sulla stessa pagina, come si dice in inglese, we are on the same page. E dobbiamo in qualche modo quindi allinearci. Allora, una cosa che abbiamo fatto è abbiamo preso il programma Random Notes e abbiamo detto: ok, adesso prendete questo programma che legge un file di metadati, eccetera, eccetera, e cominciate a organizzare i metadati in modo da fare un frammento musicale, fare qualcosa. Allora, in tutto questo, sia Francesco che Giulio si sono messi al lavoro e che cosa hanno fatto? Hanno capito che cioè, appunto, l'aspetto compositivo è tutto nei dati. In realtà non è vero questo, l'aspetto compositivo è anche in come è fatto il programma che genera poi la partitura. Però voglio dire, molto di questo è nei dati. Io insisterei ancora un attimo su questa cosa prima di fare un'altra cosa che vorrei fare con voi, che è lavorare, come avevamo cominciato, su frammenti concreti. Perché noi dobbiamo, in questo primo anno dobbiamo semplicemente usare tecniche semplici di sintesi, cioè sinusoidi. A me va benissimo, vanno benissimo le sinusoidi, naturalmente che possiamo sviluppare in tempo, in frequenza, come ci pare, però sostanzialmente sinusoidi, senza accedere a tecniche di sintesi complicate, lo faremo l'anno prossimo questo. E poi usare invece frammenti sonori già, cioè, diciamo frammenti cosiddetti concreti nella nomenclatura della musica elettroacustica, sono quelli che si chiamano frammenti concreti. E su questa cosa qua vorrei che vi esercitaste il pensiero musicale, perché anche quello bisogna esercitarlo. Allora, per fare questo è una cosa di cui abbiamo parlato l'altra volta con Giulio e Francesco e vorrei ribadirlo questa volta. Per fare questo è importante che facciate l'esercizio che vi do da fare, ok? Che non sarà un esercizio che dice. Cioè, no, non è un esercizio giusto o sbagliato, è un esercizio creativo, quindi è un esercizio di invenzione sul quale dovete attenervi a certe regole, dovete ragionare, dovete fare dei ragionamenti su certe cose. La cosa più importante di tutte è che parallelamente all'esercizio che quindi realizzate, facciate un testo che descrive le operazioni che avete fatto. Questo testo, per esempio, Giulio l'ha fatto ed è fatto abbastanza bene. Devo dire, sono rimasto stupito. Giulio sembrava irrecuperabile, e invece, vedi Grazie, ma al com'è. solito. Beh, sembravi veramente sciav, voglio dire, perché sì, eccetera. Invece poi ogni tanto riesce pure a mettere insieme due pensieri in croce. E quindi ha fatto bene questa cosa, cioè ha fatto una descrizione semplice, non c'è bisogno di attingere a
cose molto molto sofisticate. Naturalmente se lo fate non è però mi vanno bene anche una descrizione semplice che descrive il vostro ragionamento, la vostra logica, la logica con cui fate le cose, e che deve essere una logica di tipo musicale, no? Cioè deve avere una valenza di tipo musicale. Questa valenza di tipo musicale, su questa valenza di tipo musicale potremo in futuro anche discutere. Ma sei sicuro che un'operazione di questo genere produce il risultato che tu stai cercando? Oppure non sarebbe meglio? Oppure andiamo indietro nel tempo, andiamo a cercare qualcosa che, no, ha fatto, che è stato fatto con questo meccanismo. Sì, ricordate che appunto voi avete secoli di storia dietro che vi illustrano alcune cose sulle quali voi potete fare, per esempio sulla forma, sul ritmo, anche sulla scelta delle cose, delle frequenze, eccetera, eccetera. Ok, quindi detto questo, passiamo a quello che avrei voluto fosse l'esercizio che facevate per oggi, ma che invece sarà l'esercizio che fate per la prossima volta, perché ho capito che vi devo comunque illustrare come fare. Ok, allora fino adesso, allora, una cosa di cui abbiamo parlato l'altra volta e di cui riparleremo oggi in profondità è che, va bene, fino adesso abbiamo preso dei numeri a caso, adesso proviamo a non prendere sempre dei numeri a caso, ma in un pozzo di possibilità, cioè segmentando gli spazi, ok? Cioè questa segmentazione si può fare in tutti i parametri. Noi potremmo dire, per esempio, le dinamiche, possiamo dire che cos'è pianissimo, che cos'è piano, che cos'è mezzo forte, no? E usiamo solo quelle dinamiche là. Oppure possiamo benissimo usare uno spazio continuo. Ma siccome le dinamiche hanno un senso musicale, servono per esempio a definire accenti o cose di questo tipo, noi potremmo usarle per fare proprio questo. Poi, naturalmente, la definizione degli accenti con le dinamiche è la cosa più banale da fare, no? Tu volete fare un accento, boom, fate più forte, no? Però ci sono anche delle cose molto più raffinate, cioè se avete un treno di accenti, il punto in cui manca l'accento è quello che si accenta per davvero, no? E cose di questo tipo, cioè si possono, la musica è meravigliosa appunto per questo, perché vi dà un'infinità di soluzioni, basta conoscerle, basta trovarle. Ok, basta avere esperienza di questo. Quindi la cosa che dovete fare è fare esperienza, ok, di tutte queste cose. Se nel testo, allora, perché è importante il testo scritto? Perché il testo scritto vi costringe a mettere i vostri, cioè io quello che voglio evitare è che voi facciate le cose a intuito. Non voglio evitare che le facciate ad intuito, ma che dopo ragionate sul vostro intuito e capite quello che avete fatto. Perché questo è il modo di crescere sulle cose. Cioè, ragionare, anche se le cose le fate, dice, ma mettiamo conto, scelgo 1000. Perché 1000? Perché? Perché sta in mezzo, perché non è né troppo basso né troppo acuto. Cioè, per me vanno bene qualsiasi ragionamento, non deve essere una roba brillantissima. Ma ho il problema e mi raccomando, c'è una questione che spesso queste cose vengono prese come che dovete giustificare le vostre azioni. Non le dovete giustificare. Le vostre azioni sono arbitrarie per definizione. Quindi non dovete
giustificarle, ma le dovete analizzare, ok? Dovete capirle per imparare da quelle, perché se le analizzate potete anche dire, ah, però se mi è venuta in mente questa cosa, allora vuol dire che posso fare un'altra, posso anche elaborarlo in questo modo, capite? Per questo la parte più importante dell'esercizio per me è il testo, può essere anche una mezza paginetta, ma deve riportare, è come se teneste un diario della vostra creazione, ok? Cioè, anzi, potete fare questo, per avercelo già semi pronto, vi appuntate le cose mentre le fate, no? Ve le appuntate analiticamente, dice, questo perché così, ok? E questo perché così. Poi dopo il testo risulta soltanto una messa in bella copia degli appunti, ok? Vorrei che procedeste in questo modo. Adesso parliamo della cosa che andiamo a fare. Adesso noi prendiamo il programma che abbiamo già fatto e lo trasformiamo per segmentare lo spazio. Allora, scegliamo da quale spazio partire. Votate. Diciamo che abbiamo 2 o 3 spazi da segmentare. Sempre su quello schema del quadro che ha portato Giulio. No. Questa è una cosa che è stata usata da Giulio. Allora, di nuovo, per scrivere, voi potreste aver bisogno di un pretesto. Ok? Un pretesto è una motivazione iniziale. Giulio ha scelto quella cosa e tra l'altro anche la scelta del pretesto va in qualche modo analizzata. Ok? Giulio ha scelto quello perché gli sembrava appropriato, no? E mi sembra che l'abbia anche scritto, che gli sembrava appropriato data la configurazione appunto del quadro, date le proporzioni, eccetera, eccetera. Adesso io ci metto poco a mettere in crisi, per esempio, questo tipo di scelta, non a mettere in crisi, ma a dire, beh, allora ragioniamo un attimo su come funzionano le cose, perché tu lo spazio lo vedi linearmente, no? Mentre, per esempio, la nostra percezione dello spazio frequenziale è geometrica, è esponenziale. No? Noi abbiamo le ottave che raddoppiano. Noi, quello che per uno spazio lineare è un rettangolo, per noi è uno spazio esponenziale. Quindi dovremmo mappare questo spazio in una maniera diversa per fare sì che ci sia veramente corrispondenza percettiva, no? Poi uno può dire no, io invece voglio proprio, è come se facessi una sonificazione del quadro, voglio sonificare il quadro. Un po' la stessa cosa che avevamo fatto con i dati di Filippo. I dati di Filippo uno li prende e ne fa qualcosa, ok? Quindi voglio dire, però appunto si possono rimappare e possono definire degli spazi che non sono soltanto lineari, ok? Ok, quindi scegliamo lo spazio da segmentare. Vi propongo 2 ipotesi, tempo o spazio, cosa volete fare? Tempo o spazio? Spazio. Scusa, tempo spazio. Spazio delle frequenze, naturalmente. Sì. Spazio frequenziale. Cioè, bidimensionale come sull'esercizio. Per il momento sì, poi in realtà possiamo... No, ma scusate, adesso non vi fissate sulla cosa di Giulio, perché per esempio Francesco ha fatto un lavoro, diciamo, completamente astratto, no? Non basandosi su... facendo le scelte in un certo modo. Tra l'altro non ha scritto il testo, quindi non so su che cosa sono basate le scelte, no? Non ho ancora il tempo di scrivere. Come?
Sono ancora in tempo per scriverlo. Certo che sei in tempo, okay. Ma quello che voglio dire è... No, è importante farlo questo lavoro, perché vi fa ragionare e poi magari vi fa capire, io questa l'ho scelta proprio a caso. Però siccome non crediate nel caso, cioè immaginatevi sempre che dietro le vostre scelte c'è una forma di intuizione, ok? Allora l'intuizione va benissimo, io non sono contrario, però poi bisogna capirla, altrimenti se uno dicesse, per ipotesi, ma ho scelto così perché mi piace, che è un classico, un grande classico, perché ci sta bene, ok? Non imparo niente e soprattutto io non vi posso insegnare niente. Cioè, ci sta bene, vabbè, d'accordo, capite? Cioè, non possiamo discuterne, sostanzialmente dire ci sta bene è il rifiuto di discuterne, ok? Perché va bene, cioè, però noi siamo in una classe apposta per questo, perché non ci rifiutiamo di discutere, ma perché anzi ci mettiamo là e guardiamo ciascuna cosa. Se tutti fate questo lavoro qua, vedrete che escono fuori risultati notevoli da subito. Allora, ok, adesso... Torniamo al nostro segmentare le frequenze significa avere un sistema. Segmentare le frequenze vuol dire no, chi l'ha detto? Mica lo dobbiamo segmentare per... possiamo segmentarlo temperato. No, cioè significa semplicemente temperato vuol dire sempre segmentare le frequenze a intervalli regolari. Esatto. Temperarlo significa questo. Quanti siano gli intervalli è da decidere. No, ma segmentare uno spazio significa io prendo certe frequenze e non altre. Ok? Cioè, non... E vedrete che succede una cosa, questo ve la posso anticipare, che a seconda della segmentazione avrete vari colori. Naturalmente, per esempio, sulla segmentazione poi è possibile costruire una grammatica, perché la segmentazione vi permette di elaborare una gerarchia, ok? Per esempio la grammatica tonale, se volete, no? Cioè, una nota è la tonica, quindi l'altra è la dominante. Ora, la dominante non è obbligatorio che sia la quinta. È una cosa che funziona molto bene così, perché il nostro impianto percettivo è fatto in questo modo. Guarda caso, la quinta è il primo armonico che compare dopo l'ottava. No? Quindi percettivamente funziona così, ma noi possiamo virare questa cosa. Ok? Oppure può essere segmentato in un altro modo. Oppure possiamo prendere una base diversa. La base dell'ottava è una base estremamente importante e sensibile. Perché? Perché voi sapete bene, se io prendo una frequenza e prendo l'ottava è il doppio dei cicli che rientra esattamente nello stesso spazio dell'ottava bassa, no? Questa è una cosa che il nostro orecchio è proprio tarato per ascoltare questa roba qua. Quindi è estremamente forte, ma noi possiamo evitarla, no? Dico, va bene, allora io prendo una cosa che si basa, per esempio, sul triplo, non sul doppio, ma sul triplo. Il triplo comunque c'ha il numero dei cicli che rientra, no? Su due cicli della frequenza bassa ne entrano tre della frequenza alta, no? E quindi c'ha la stessa proprietà, ok? E posso, per esempio, suddividere in intervalli cosiddetti equabili, quindi tutti uguali, quello spazio là. Non è detto che siano 12. Potrebbero essere 15, potrebbe essere un numero qualsiasi, e potrei scegliere una segmentazione diversa
per esempio, per ogni rettangolo. Nel file di metadati io aggiungo la segmentazione che voglio. Ok? Capite? Sì, sì. All'interno di questa segmentazione posso benissimo decidere che c'è una gerarchia. Ci sono note che ci sono frequenze che sono più importanti e frequenze che sono meno importanti. Cioè si può ripercorrere tutta la... per esempio, potrei decidere che all'interno della mia segmentazione ogni 4 note, ogni 5 note, ogni 6 note, ok, della segmentazione c'è una nota più importante. Tutte le altre sono meno importanti e in queste altre si può dire che la seconda è così, la terza è cos'ha, ok? E quindi costruirci sopra una grammatica. Oppure posso invece fare un altro tipo di ragionamento, dire no, sono tutte uguali. Che ragionamento è questo? Il ragionamento dodecafonico, no? Cioè è il ragionamento che è stato fatto per il sistema temperato per la dodecafonia, ma che a noi non ci costringe al sistema temperato e non ci costringe nemmeno a fare serie di 12 note. Possiamo fare serie come ci pare, di 5, 7, 23, no? Incidentalmente nel serialismo integrale la serie di 12 note viene superata. Ci sono i lavori di Messiaen che non usano questo tipo di logica seriale, ne usano un'altra, usano una logica permutativa, va bene? E comunque possiamo dividere lo spazio delle frequenze in un altro modo per cui abbiamo più note a disposizione. Se io divido l'ottava o la base 3 o la base 5, no? Naturalmente devono essere tutti i primi questi, perché la base 4, per esempio, è la stessa che la base dell'ottava, no? Solo che si raddoppiano gli intervalli. Vedete che già qua vi ho fatto un ragionamento. Ho detto, beh, 4 non lo prendo. E vi spiego pure perché non lo prendo. Capito? Prendo solo numeri primi. Perché prendo solo numeri primi? Perché tutti gli altri sono multipli di qualcos'altro. Quindi in realtà sto solo duplicando spazi. Ok? Ma non è detto che questo sia il ragionamento possibile, il solo ragionamento possibile. Potremmo, per esempio, fare, per esempio, questa era una tecnica usata dagli spettralisti, da Griset in particolare. Griset prendeva una nota fondamentale molto molto grave e prendeva uno spazio segmentato delle frequenze che si basava sulle componenti armoniche molto acute, tipo la 800esima componente, la 500esima componente, e segmentava lo spazio secondo uno spazio, diciamo, tra virgolette, naturale, perché questa è quella che si chiama la segmentazione naturale, però di una frequenza gravissima, molto bassa, e tutte le sue componenti armoniche. E nel pezzo parziale. Beh, lo fa in tutti i pezzi questo. Lui lo fa proprio in maniera... Cioè, decide il colore in base a sequenze, per esempio, a sequenze di numeri primi. Cioè, lui prende gli indici delle componenti armoniche molto acute come numeri primi, no? Cioè l'indice primo, e sosteneva che questo dava certi colori. Beh, ci sono analisi di questo, cioè se volete possiamo approfondire, ma potete fare delle prove in questo senso. Cioè invece che potete per esempio provare, sperimentare con varie segmentazioni per vedere se hanno colori diversi, se vi danno un gusto diverso, no? Se si comportano in maniere diverse. Questo è per quanto riguarda le frequenze. Guardate che io voglio fare anche quelle del ritmo, del tempo.
la segmentazione del tempo, che secondo me su quello avete la possibilità di divertirvi molto anche. È molto divertente, si possono fare dei bei giochi. Ok, allora, tanto per cominciare, vogliamo vedere come modificare il nostro spazio delle frequenze? Chi guida? Gabriele, vuoi guidare te? Ce l'hai i materiali? Dovrei, sì. Che serve? Randomnotes.py, insomma. Sì, ce l'ho. Possiamo prendere quello e andare avanti su quello. Perfetto. Allora, però lo ricopiamo. Mazza, roba artistica. Fichissimo. È la cassa di un violino? Che cos'è? All'interno di un violino? Sì. Adrian Bordà si chiama il tipo che fa queste cose. Bellissimo. Cioè, la fotocamera come può essere così piccola? Sembra una cosa gigantesca. Ha fatto un buco nel violino, ci ha ficcato l'obiettivo. Certo. Ma non sarebbe mai venuta una cosa così occlusa, cioè evidentemente ci ha ficcato che era ancora abbastanza chiuso sto violino, perché è tutto scuro. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. No, sì. Molto bello, molto artista, bel desktop, bravo, bello. Ok. Lo stiamo. Chi è? Comunque non ho capito bene ancora il concetto di segmentazione. Cioè, non io pensavo che era in parti uguali, però no. Okay. La segmentazione, quella è una possibile segmentazione, no? Non è... Senti, servirebbe anche... questo legge un file meta. Ce l'abbiamo il file meta? Un file meta qualsiasi, sì. Perché adesso dobbiamo modificare anche... Quello di cui ho iniziato a scrivere io. Ah, bene, benissimo. Prendo quello di Giulio. Dunque, in tutto questo, Milo, ci sei? Sì, sì, ci sono. Come va? Tutto bene? Sei sulla stessa pagina? Ci sono problemi? No, sto seguendo. Bene o male, cerco di starvi dietro, diciamo. Sì. Adesso, per fare queste cose, o riprendi questi file qua, eccetera, eccetera, oppure sì. Lavorate anche insieme, nel senso che... Ok, certo. Va bene. Questo è quello di Giulio. Anche, è fin troppo complicato, direi, vabbè, ne pigliamo una parte. Io ne ho fatto uno basato, cioè sono quattro nodi basato su un altro schema, però... Allora, prendi il tuo, non è mica... Adesso, poi tanto, questo sarà la vostra... Ok, vedi che qua già c'hai una complicazione. Devi fare in modo che il lettore del meta non legga la prima riga, no? Ah, sì, no, ma questo me lo so scritto solo per me... Però no, ma invece non è male. Perché non facciamo che il nostro lettore di meta non riesca a leggere anche i commenti? Ok? Allora, per fare questo dobbiamo definire come è fatto un commento. Allora, per me il commento è fatto nella maniera classica con un hash all'inizio. Ok. Quindi adesso già sappiamo. Quindi mettici un hash all'inizio su sto file meta. Già sappiamo che dovremo modificare il nostro file per garantire questa, cioè per fare in modo che sia in grado di leggere commenti, ok? Così potete commentare le cose ed è comodo. Ok, bene, adesso ragioniamo sullo spazio frequenziale. Guarda, puoi ingrandire un attimo, poco poco, i caratteri del testo? Ok. Allora, andiamo a vedere come calcola le frequenze. È questo calcfrec, no?
Sì. Ok. Allora, adesso quello che noi vogliamo fare è che il random... Allora, come si fa a segmentare uno spazio, secondo voi? Dobbiamo andare tutti i limiti. Dobbiamo creargli dei limiti entro i quali appunto si esprime, si muove. Gabbo, ma puoi mandarlo al volo questo qui sulla chat? Il random? Questo qua, no, ma scusa, non è meglio che lo mandi quando abbiamo finito? Ma così lo faccio nel mentre, se no alla fine mi distrago. Ok, va bene. D'accordo. Aspetta un attimo. Sta in alto la chat. Dove la prendo? Sta in alto, cioè la, se tu vai in alto su dove c'è scritto share screen o quello che è lì, non ti compare un menu? Tipo i tre puntini. Or chat. Ok, io questo non lo prendo, prenderò dopo quando... Sai, come lo delimitiamo? Cioè, dobbiamo creare dei punti appunto entro il quale viene limitato, no? Sembri, ma questo allora... che devo scaricare è trojan.exe? Lui? Sì. Allora, ragioniamoci un attimo, ma io vi propongo una possibile soluzione. Se noi generiamo un array di frequenze possibili e poi il random lo facciamo sull'indice di quell'array. Ok, quindi scegliamo... Come lo delimitiamo? Adesso vediamo, però l'array lo generiamo prima, lo generiamo all'inizio, no? Qua quando facciamo qui dice aspetta no vai sopra qua quando facciamo self f min self f max facciamo un array, aggiungiamo un array che non passiamo adesso, dovremo passare altre cose ma non questo. E mettiamoci, vai a capo, dove te pare, okay. self.frequenze uguale, aspetta, no, fai genera frequenze. Cioè, no, scusami, uguale self.genera frequenza, se no. Forse, scusami, posso dirti una cosa? Forse la cosa migliore, aperta parentesi, chiusa parentesi. La cosa migliore sarebbe che lo metti per ultimo, però, perché così ci abbiamo già tutti i dati inizializzati. Ok. Adesso scriveremo questa funzione che ci genera un array, ok? Cominciamola subito, fai alla riga 34. Questa viene chiamata all'inizializzazione, no? Def. Def genera frequenze. No? Genera underscore frequenze, aperta parentesi, self. Poi fai, fai, chiudi e fai... Ma una domanda su sto self che stavamo vedendo l'altro giorno. Sì. Ma, cioè, si chiama self... Aspetta un attimo, scusami, chiudiamo questa cosa se non mi dimentico. Fai due punti, vai a capo, scrivi return, aperta quadra, chiusa quadra, quindi per il momento questo fa questo, cioè ritorna un array vuoto, quindi non stiamo facendo niente. Ecco, avanti con la domanda, Giulio. Giulio sembra troppo Barry White comunque. Cosa? C'ha una capigliatura da Barry White, sì.
Comunque, la voce. Comunque, la cosa di self, ma in teoria è come se noi dovessimo ogni volta scrivere generatore e per questo scriviamo self? No, è che queste sono tutti metodi... No, riferito in C intendo, come per esempio nella struttura noi scriviamo non la struttura punto e quello che ci sta dentro. Sì, allora metti conto che tu hai... allora, in C, se tu lo volessi fare in C, dovresti dire alla mia funzione, che è un metodo della classe tal dei tali, io gli devo passare l'istanza di quella classe, altrimenti lui non ha accesso a tutte le variabili che stanno dentro quella classe, a tutte le proprietà. Ok? Quindi in C lo faresti esattamente uguale. In realtà in C++, in Ruby, in linguaggi un po' più evoluti, non c'è bisogno di fare questa cosa, perché è talmente automatica, è talmente per forza così, che è un po' ridondante dover scrivere sempre self. Però in Python non è così. Questo è uno dei motivi per cui non amo Python. Però, detto questo, lo facciamo. E buonasera, non è che muore nessuno. Grazie. Ok, allora, adesso per esempio, qui dentro genera frequenze si gioca tutto, cioè giochiamo sul nostro spazio, no? Ma allora, mettiamo quindi una specie di minimo e massimo? No, perché ce l'abbiamo già, stanno dentro self fmin e self fmax. Ok. Quindi ce l'abbiamo già. In realtà qui dovremmo fare un po' mente locale su come vogliamo segmentare questo spazio. Allora, proposte. Io stavo pensando, si prende il minimo, poi il minimo più minimo quarti, che ne so, tipo. E poi la metà da minimo e massimo, poi il massimo quarti e il massimo. Cioè, quindi di segmentarlo in una maniera così, asimmetrica. Sì. Ok, facciamolo come ha detto Francesco. Quindi facciamo, adesso fai... scusa, vai a capo qua? Beh, prima di return, adesso quello lo cambieremo. Fai result uguale aperta parentesi chiusa parentesi. Scusami, aperta quadra chiusa quadra, un array vuoto, e dopo metti return result. No, quello sotto, la riga sotto, return, result, spazio, result. Ok, adesso, allora ripetiamo come ha detto Francesco, la frequenza minima, no, dobbiamo calcolarci il range, perché qua ci servirà il range, no? Sempre minimo e massimo. Però non ce l'abbiamo, quindi scusa, vai alla riga 35, vai a capo e scrivi F range. Questo per evitare, perché siccome range vuol dire F range uguale self.max meno self.min. F max. Max. meno self.fmin. Qua si parte dal presupposto che le frequenze siano fmax più alto di fmin, ma altrimenti ci viene una roba negativa. Vabbè. Però non vorrei frequenze... che penso che queste cose ho detto io sono fuori dal range. E perché? Sono proporzionali, non possono essere fuori dal range. Cioè minimo più un quarto di minimo non sale. Ah sì, no, io avevo capito minimo più un quarto di F range. Sì. No. Allora, scusami, la prima... Scusa? No, niente.
Adesso ho capito cosa intendeva. Allora, scusa, la prima la possiamo mettere direttamente nell'inizializzazione della riga 35, perché la prima è la frequenza minima, vero? Sì. Allora, metti self alla riga 35, mettici dentro self.fmin. Quello è il primo. Ok? Poi dopo. Adesso facciamo proprio l'algoritmo brutale, poi dopo possiamo fare diversamente. Ecco, apri una riga prima di result, prima di quella, sì, e metti result.append no, appunto, devi fare delle cose che siano proporzionali, Francesco, perché altrimenti rischi di uscire, no? Aperta parentesi. Che la stavo ragionando alla l'inseg, capito? No. Ma no, pure, intendo... l'inseg conviene farlo proporzionale. Sì. No, intendo come idea di segmentazione alla P quarto, cioè P3 fratto 4, P3 fratto meno. Ok, ma sono sempre proporzionali. Sì, no, sì. Vai aperta parentesi. Allora, self.fmin più frange quarti, no? Ok, o così. Direi di sì. 4.0 metti, perché così sicuramente ci avremo un numero floating point. Ok? Poi vai giù e fai result append. Naturalmente questo lo potremmo fare con un for, potremmo vedere self.fmin più frange mezzi, no? È questo che dicevi? Sì. Poi lasciamo un buco e appendi il massimo. Era questo, no? Ce lo metto pure... No, niente. Max. Ok, basta. Ce lo metto, certo. Pure... ce lo fa append self.fmax meno frange quarti. Vabbè, allora sì, basta scrivere, certo. Sì. Allora tanto valeva farlo con un for, questo, no? Meno. Se no esci fuori. Sì, ma voglio dire, questo si poteva fare con un for, vedi? Sì. Facciamolo con un for, scusa. Come dici? Quale sceglie tra questi? Cioè, nel senso, questi li facciamo fare tutti uno dopo l'altro? No. Questi, per il momento, li scegliamo a caso. Se poi li volete fare come serie è un altro discorso, ma si può fare naturalmente, no? Basta concepirlo, basta pensarlo. Adesso questo costruiamolo come un... Vogliamo farlo, cioè noi abbiamo messi tutti quanti di fila, ma in realtà ne vogliamo prendere uno solo per questi? No! Ogni volta... Adesso cambiamo anche il calcfrac. Adesso vedrai come succede col calcfrac. Ogni volta sceglie a caso tra questi... 4 possibili. Ah, va bene. Ok, però riscriviamolo, perché così è scritto male. Scriviamo for. No. Tienlo, vabbè. Ok, va bene. Vai sopra, sotto la riga 36. For. N. In... come si dice? Range, aperta parentesi, 1,4? Sì. 1,3? Sì. Mi ricordo questa cosa. 1,3. Ok. Poi, cioè da 1 a 3 in poche parole. Allora, poi fai due punti. No, ci devi mettere due punti. E poi vai a capo e scrivi result
punto append. Allora, adesso qua bisogna farlo così, aperta parentesi, self.fmin più aspetta, più f, più aperta parentesi, no, che bisogna fare sicuro, f range per aperta parentesi n fratto 4.0. Questo li fa tutti e quattro. Ci siamo con le parentesi, abbiamo chiuse tutte. Questo è aperto e chiuso, questo è aperto e chiuso, questo è aperto e chiuso. Ok. Cioè, sostanzialmente qua hai... Cioè, ci sono tutti... Diviso... Questi li levi, questi... Sì, questi li levi. Una contenuta in cui abbiamo scritto noi. Sì, ecco. L'ultimo, no, l'ultimo tienlo, perché così ci mettiamo anche il massimo. Ok? Scusate, mi stanno chiamando un attimo, questo che è importante. Scusate, devo un attimo lasciare lo share. Ok. Mo chi ce l'ha? Allora, questa cosa qua, per esempio, è una segmentazione. Eccomi, scusate. No, no. Ok, torna al tuo... Nel frattempo si sono duplicati Giulio. Mi è morto la connessione, non so perché, sono rientrato. Ok. Attacca, leva le righe 39 e 40 che sono vuote. Qua non manca FMAT. No, l'abbiamo appeso alla fine. No, no, no. No, 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 no. Leva quel tab, ed è troppo. Se no, questo lo rifà ogni volta. Oh, sì, incidentalmente sarebbe, per esempio, se voi mettete più frequenze... Ok, no, scusatemi, andiamo avanti. Mi era venuta un'altra idea, ma va bene. Adesso, quando fate calc frec... Mm-hmm. Allora, come lo facciamo calc frec? Calc frec la dobbiamo fare, dobbiamo calcolare qual è la dimensione del nostro array. Ok? Allora, vai a capo. No, no, sì. No, no. Si devi stare su calc frec 48. Okay. Vai a capo. E qui metti SZ, che è size, uguale, credo che si faccia così adesso, oppure no, forse è un metodo self punto, come si chiama, frequenze punto size, aperta parentesi, chiusa parentesi, no, size scritto, quello è un metodo. Ok, questa è la dimensione dell'array delle frequenze. Okay. Adesso il random uniform è intero? Tira fuori un numero intero o un numero con la virgola? No, mi sembra che questo si chiama randint, quello che tira fuori un intero, vero? Sì, dovrebbe. Allora, cambia... Allora, sotto... No, lì alla riga 50, metti frec uguale. Qua proprio? Sì, sì. Mm-hmm. No, lascia quello, però inserisci della roba. No, no, vabbè, comunque. Ok, fallo. Frec uguale. Self.frequenze. Aperta quadra. random.randint. Geniale. Sì. Aperta qua, aperta tonda. Giulio, ancora non hai visto niente, caro.
Che ci dobbiamo mettere? Self punto, no, ci dobbiamo mettere 0, virgola, SZ meno 1. No? Lui sceglie un indice a caso. Ok? Adesso leva la riga 51 e abbiamo fatto. No, l'unica cosa che dobbiamo fare ancora è di scartare i commenti sul file meta. Facciamolo, salvalo questo. Facciamolo sotto. Allora, io leggo... quando leggo? Quando fa for J in lines, facciamo che se una linea ha dello spazio bianco e poi un hash, la saltiamo. Okay. D'accordo? Io diciamo. Quindi alla riga 66, if... Adesso io non lo so come, non mi ricordo come si fanno le espressioni regolari. Aspetta un attimo che guardo sulla documentazione. Python regular expression examples. Vediamo un po' che mi fanno vedere. Perché dobbiamo usare un'espressione regolare. Le espressioni regolari sono quelle che... E zio boh, non c'hanno nemmeno zio cantante. Ma perché ogni volta è una porcheria? Allora. Ok, va bene, facciamolo come dicono loro. Allora, le espressioni regolari si fanno così. Vai a capo e metti import re, regular expression. No, in alto, alla riga 1. Bisogna, oltre random dobbiamo importare re. Re? Ok, sì. Basta? Così. Spero che funzioni. If re.match. Così? Aspetta, Sì, re.match. Madonna, che schifezza. Aspetta un attimo, re.m, re.i, va bene. Ok. Aspetta un attimo, allora proviamo. Allora, re.match, aperta parentesi. Mo' ci vuole l'espressione regolare, che è fatta così, si scrive così. R con apice, subito dopo. Proviamo a vedere se è giusto così. Backslash S, asterisco. Questo vuol dire un qualsiasi numero di caratteri spazio. Perché io potrei metterci degli spazi davanti al hashtag, no? Ok. No, aspetta, perché non è finita qua la... Intanto me lo commento, io so che cos'è. Re, backslash S, caratteri spazio, poi hashtag. Hash. Ma l'asterisco? No, il diesis. Perché quello è il carattere che noi usiamo, cioè, in pratica, se la nostra... Aspetta, scusami, e prima di questo facciamo che no, hashtag va bene, hash va bene. Quindi qua. Però all'inizio, subito dopo R apostrofo, sì, devi mettere un caret. Il caret è il cappelletto, il carattere cappelletto. Tipo così? Ecco, esatto. Questo significa cosa? Cappelletto significa inizio riga. Dovete studiare un po' le espressioni regolari, sono una tecnica per individuare classi di carattere. Adesso
Cappelletto vuol dire inizio riga, backslash S vuol dire carattere bianco, cioè può essere spazio, può essere tab, eccetera, eccetera, e asterisco vuol dire un qualsiasi numero, cioè zero o più caratteri bianchi, quindi anche niente, e poi hashtag, lo hash. Se io trovo il carattere hash, devo saltare questa riga. Quindi if re match questo, però gli devi dare anche virgola dopo l'apostrofo, gli devi dare la line. No, J, scusami, J l'abbiamo chiamata. Quindi se J matcha questo, che cosa deve fare? Deve saltare, deve andare alla prossima. Okay. Finita. Okay. Così. Non la deve lei. Sì, questo è finito. Dopo la parentesi ci devi mettere due punti. Allora, qua non mi ricordo se ci vuole next oppure... Aspetta. Aspetta, skip iteration in Python, in for loop Python. Aspetta, per fare lo skip dell'iterazione che si fa? Che si fa? You are looking for continue. Ah no, bisogna scrivere continue. Aspetta, if for questo, break è questo, se no continue. Ok, va bene, lo devi scrivere a capo tu. Questo è quello che deve, no, il commento sta sulla riga sopra, però devi skip. Ok, fai tab, continue. Cioè, praticamente, sostanzialmente, se... If becchi questo qua... Se becchi questo carattere qua, salta la riga dopo, perché questo è un commento. Ok? Questo serve per saltare i commenti. Per il resto, ci siamo. Ok. Cioè, possiamo un attimo ricapitolare questo passaggio qua? Sì, ma pure quello sopra, su frequenze. E pure questo qua, magari, con l'appendo. Allora... sì, allora questo qua del range, allora scusa, facciamo prima sì, no, va bene, vi vorrei far vedere quello che succede, cioè come lui organizza le frequenze. No, dicevo, facevamo prima fare un test. Però rispieghiamo. Ok, vai sopra. Allora, questo è un generatore, no? Noi abbiamo fatto che le frequenze sono generate, cioè le note sono generate da generatori, e i generatori si comportano in un certo modo. Incidentalmente potremmo fare vari tipi di generatori e definire nel meta file quale generatore usare per una certa nota. Ok, questo è, per il momento ci atteniamo a cose molto semplici. Ok, allora che cosa fa? Lui inizializza il suo generatore con i dati che gli passiamo dal file meta e poi genera uno spazio frequenziale basandosi per il momento soltanto su fmax e fmin e fmax. Come lo genera? Lo genera così. Lo genera con un metodo che si chiama genera frequenze, ok? E che fa questo. Inizializza un array, no? Vede qual è il range tra il massimo e il minimo. No, spiegatelo voi, perché lo devo spiegare io? Io così mi riporto. Qua individua il range tra minimo e massimo. Ok. Scusate, stavo in muto. Perché in self.fmin in risulta? Per fare cosa? Perché poi il result è quello che ritorniamo.
il generatore di frequenze genera un array di frequenze da usare. Giusto? Ma serve questo array? Frequenze? Dove... Non so, però perché se il range di for è da 1 a 3 abbiamo bisogno di self.fmin, che magari può essere, che ne so, 400. Perché fmin noi l'abbiamo già messo. Vedi, fmin lo mettiamo alla riga 36. E noi appendiamo, cioè il punto è che n va da 1 a 3, perché così diventa un quarto, due quarti, tre quarti. Lo vedi alla riga 39. No, non ho capito perché mettiamo self.min come valore di result, come dimensione. Allora, inizializziamo result come array in cui inizialmente c'è soltanto la frequenza minima. Ma quella è la dimensione dell'array oppure è una cosa che ci sta dentro? No, quello è il primo elemento dell'array. Ah, ok, questo non capivo. Quindi lo inizializziamo col minimo. Li facciamo indietro al massimo. Sì. E poi ci aggiungiamo a questo array, aggiungiamo le frequenze. Ok. E poi la selezione specifica, anche da questa. Lui appende fmin più frange moltiplicato per un quarto, due quarti e tre quarti, perché n va da 1 a 3. E poi ci mettiamo anche self.fmax, che ora ha senso. Io sento veramente pochissimo di quello che dice Giulio, cioè non capisco se... che sta dicendo. No, Giulio ha detto che ha senso. Okay. E se l'ho detto io... E se l'ha detto lui, vuol dire che ha senso per tutti. Abbiamo il via libera. No, adesso scusate, perché non guardiamo quello che succede? Guardiamolo, va. Allora, aspetta un attimo. Prima di fare questo, vai giù e commenta le righe 79 e 80. Così guardiamo solo quello che succede, va bene? Cioè, creiamo una classe generatore al volo e vediamo se le cose sono corrette. Così vediamo anche se è corretto quello che stiamo facendo. Prendi un terminale e vai dove devi andare. Ma se non ricordo, ma com'era CD? No, LS. CD, spazio. Beh, LS serve per guardare dove sei. Ok, quindi vado direttamente nella cartella dove devo essere. Sì, per esempio. Puoi fare anche tutto in una volta. CD, allora fai CD, spazio, Bernardini. Sì. Fai tab, tabbi e espande. Se c'è. E allora vuol dire che non c'è. Ma prima documenti. Poi di nuovo CD. No, okay. Adesso puoi mettere Bernardini, tab. Non me la tappa. Aspetta, conservo. Lo vedi? Bernardini ci sarà a un certo punto. Eccolo. E poi? Che ne so. No, fai invio. Ok, adesso ti trovi là, fai LS. LS. Sta qua. Ecco, sta qua. Ok. Adesso quindi fai Python. Scrivi Python. Puoi ingrandire un pochetto? Certo. Ok. Tiralo, ecco, lì. E scrivi import spazio random notes 3. Scusami, scrivi... C'è un errore. Lalla. Sì. Def, sono tutte attaccate, no, devono essere staccate. Def spazio init underscore init. Alla riga 4.
anche la composizione. Sì, sì, tutte, sono tutte sbagliate. Ah. Ok? Ok? E ok. Però poi basta. Si colorasse, infatti. Salva. Col nome. Non vi fidate dei colori. Salva. Adesso rifai import. Rifai l'import. Puoi andare freccia in su, eh? No? Non funziona? Aspetta, aspetta, c'è ancora un errore alla riga 61, vedi, lo dice lui. Vai alla riga, vai alla riga 61. File random notes 3.py, riga 61. Cos'è l'errore? Self file uguale file. Non ci sta il nome del file. Devi far così, no? No, fermo, buono, dobbiamo capire, cazzo, cioè non è che... Aspetta un attimo, riguardiamo l'errore, sì. Cos'è che dice? Ma l'errore file è stato da un'altra... Punto file... Alla riga 61... Expected non indented block. Ah, non è indentato, il block, lo vedi, non l'abbiamo indentato, devi fare un tab lì, vedi che non è indentato. Quello, questo è giusto. Non vedi che porcheria che è sto linguaggio? Ma dovrebbe andare. E che ne so io? Rimporta? Ok. Bene, allora adesso creiamo un generatore con dei dati. No? Mm-hmm. Facciamo G uguale. Ma sempre qua? Sì. Stiamo provando. G uguale. Vi voglio far vedere quello che fa. Generatore con la G maiuscola. Mm-hmm. Ah, forse, non lo so. No, aspetta un attimo. Fai così. No, leva questa riga. Rifai import random notes, mm-hmm, as rn maiuscolo, così il nome della nostra libreria adesso è rn maiuscolo. Vai un po'. Ok, adesso fai g uguale rn maiuscolo punto generatore, credo, sto andando a memoria. Aperta parentesi. Poi generatore che cosa c'ha? Aspetta, fermo. No. Ok. Recupera la riga. Se fai freccia in su non ci va. Ecco, aperta parentesi. Adesso qua bisogna dargli il numero delle note. Okay. Facciamo... No, gli devi dare proprio numeri qua. 23. Bucciodè. Virgola. Zero. Virgola 23. Tutto 23. Adesso virgola, facciamo qua, questo è l'importante, facciamo da 100 a 200, così dovremmo, dovrebbe venire virgola 200, aperta, chiudo, ok, vai, invio. Ok, adesso guardiamo la proprietà dell'oggetto dell'istanza G piccola, che è frequenze, g.frequenze. Vado? Sì, frequenze, no, g.frequenze si chiama. Ah, sì. Manca uno. 100, ne manca uno. Ah, perché fa per uno, per due, per tre. Cioè per 1 è f range per un quarto è 25, per 2 perché bisogna mettere 4? Bisogna metterlo da 1 a 4, mi sa. E proviamo. Sì. Ok, devi fare l'import di nuovo, devi rifare tutto da capo. Vai in freccia in su, ti ripercorre la storia. Eccolo, questo, sì. Poi okay. Di frequenze, era, no?
No, devi fare il generatore, sì. Questo. Okay. No, quello no, è quello con le parentesi. Gli devi dare i parametri. Che faccio? Lo faccio direttamente? No, torna su, lo trovi, prima o poi lo trovi. Eccolo, eccolo. E poi adesso fai g.frequenza. No, no, non lo so. Sempre loro. Ok. Manca 170. Sempre loro. Ah no, non c'è, non funziona. Dunque aspetta, ragioniamo. Allora, lui appende. Sai perché abbiamo messo il meno 1? SZ meno 1. SZ meno 1. Una size. Quello l'abbiamo fatto sul... Aspetta, aspetta, aspetta. Può darsi che ci abbia ragione. Dove stavo? E qua, 52. 51. No, no, però questo è quello che ci permette di scegliere le frequenze. Ma poi quello gli va detto g.generate, cioè finché non fa generate. No, no, appunto, non lo stiamo ancora guardando queste. No, aspetta, cerchiamo di capire perché no, viene generato male l'array delle frequenze. Cioè 100 è il primo, d'accordo. Poi... No, non ho ben capito, cioè questo 100 è dato dal minimo... No, il 100 è dato alla riga 36. Che è la frequenza... Questo ce l'abbiamo il primo per 100. Ok. Adesso, tutti gli altri sono... fatti dal 100 è il numero delle node, no? No, 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 no. No. 100 è la frequenza. Quindi manca... No, no. E non lo fa bene, semplicemente. Non è... Non dovrebbe essere 5 parametri. Ma no, questo qui considera... tu stai controllando le 4 frequenze che si creano con quello che tu hai fatto al fine poi di... fare g.generate e sceglierti la frequenza tra quelle 4 che te, tra quelle 5, scusa. Dopo proviamo anche il generate, però comunque no, mi sa che forse è proprio, cioè come lo tra virgolette lo facciamo girare, è strano perché ho provato pure a togliere fmin, però mi riprinta, mi scusa, fai un'altra fmin. Cosa, scusa, puoi scrivere range aperta parentesi 1,4. Vado? Invio. 1, 2, 3. Ok, quindi intanto era giusto quello che abbiamo fatto. Quindi rimetto il 3? No, no, no. È giusto il 4, perché vedi che noi dobbiamo fare 1, 2 e 3, no? Vedete che quello... A togliere fmin da result, ma me lo mette sempre fmin. Da qua, dici? No, da sopra. Ah, da qua. Ah, sì? Sì. Cioè, senza l'inizializzazione comunque... Cioè, no, cioè cancelli fmin e fai l'array vuoto, mi rimette sempre sì. fmin. Aspetta un attimo, scusami, fermo. L'abbiamo... Dunque, questo è salvato? L'abbiamo sì. Rimportato e fatto tutto? Perché allora, prova a levare fmin dall'inizio, facciamo quello che dice Francesco. Risalvo. Adesso, salva, adesso devi rimportare, allora. Rifare tutto il percorso. Okay. Da qua, no? Sì. Poi no, aspetta. Questo? No, quello sotto? Poi freccia in giù, questo. Ok. E poi fai g.frequenza. Mm-hmm. Sempre loro. Forse ormai stanno lì dentro.
Ma poi scusi, cioè questi qua sono float, questi due, questi... No, questo lo rigeneriamo un'altra volta. Eh sì, questi sono interi perché ce li abbiamo messi interi e rimangono interi, quegli altri sono stati calcolati e sono float, ma ce ne manca. Non salvarsi. No, aspetta. Eh? No, niente. No, vabbè. Sto pensando di proviamo. N, però mi sa che è inutile. Come? Perché forse abbiamo fatto pure bene, però è tipo che non salva. Di rendere float bene, però mi sa che è inutile. Cioè, di rendere float N. No, perché per due lo fa... Non fate cose a caso. Cioè, quello per uno e per due lo fa bene, quindi lo dovrebbe fare per tre. Dobbiamo cercare di capire perché non lo fa per tre. Allora, quando non si capisce una mazza... È femminile. Quando non si capisce una mazza, mettiamo un print. Alla riga 38 aggiungi una riga, così, print N, così li vediamo. Salva. Riprendi. Ok, è salvato, sì. Punto di sicurezza. Mi salvato. Allora, generatore. Devi importare. Ok. Importo. Questo. Sì. G frequenze. No, aspetta. C'è qualcosa che non va. Non salva. Perché quando l'ha dichiarato dovrebbe, perché genera frequenza, la chiama nell'inizializzazione. Scusa, sì, facciamo una cosa, fai un quit, ma no, questa sarebbe veramente una porcheria un po' esagerata. Fai No. Che mi devo quittare? È semplicemente quit, aperta parentesi, chiusa parentesi. Lui molla il aperta parentesi, chiusa parentesi. Vado? Io. Sì. Ok, riprendilo. No, adesso abbiamo ammazzato l'interprete e lo richiamiamo. Quindi fa tutto il giro che ho fatto qua all'inizio. No. Stai sempre là. Python, scrivi Python. Probabilmente lui ti ha salvato la storia. Se vai a freccia in su. No, non succede niente. Ok. Allora, import random nodes underscore 3 as rn. Se per caso è questo, mi infurio veramente. G uguale rn. No, perché non è possibile una porcheria del genere. Cioè, io rimporto la libreria. Ah, lo sai che ti dico? È che import non la rimporta, perché import la importa una volta sola, non so come si fa a disimportare. Va bene, vai avanti. Ecco, adesso l'ha fatto, infatti ha fatto 1, 2, 3 e poi fai g.frequenze, vedremo. Ma porca miseria, lasciamo bene. Invio, eccola. Adesso non c'ha più l'fmin perché gliel'abbiamo levato. Rimettiamoglielo. Allora aspettate, perché questo non questo è il problema dell'import, che l'import non lo fa due volte di seguito. E adesso mi salvo e ritorno. Come si fa a fare how to deimport Python module? Ok. Import eccetera eccetera, aspetta, la madonna ragazzi, non è possibile, non ci credo. Ok, se si usa underscore underscore import lo fa sicuramente. Allora facciamo per provare, adesso rifacciamo. Hai salvato? Sì, sì.
Leva l'N, perché abbiamo capito, leva quel print N che abbiamo capito che tanto funziona. Oh, signori Dio, va bene, salva. Ok, adesso fai, invece che import, ok, scrivi underscore underscore import underscore underscore spazio. E questo dovrebbe costringerlo. Prova. No. Vai contro là. Se vai contro là. No? Vai con le frecce. Vai con le frecce. Con le frecce non ce va. Sì. Underscore, underscore, prima e underscore, underscore, dopo. Dopo tutto? No, dopo import. Dopo tutto. Vai sullo spazio, fai underscore. No, 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 no. Ok. Ok. E poi RN. Vado io. Eccola. Dice che il cappelletto. No, no, aspetta, aspetta. Bisogna farlo col punto PY, credo. E bisogna farlo con la stringa. Aspetta un attimo. Allora, mettilo... Allora, ok, ritorna. Ritorno. E poi, sì, torna indietro. No, no. Devi prendere quella riga là, l'import. Madonna, santa. Questa? Sì, questa è una funzione. Quindi devi fare aperta parentesi. Prima della R. Prima della R. Dopo l'import. Aperta parentesi. Apici. Poi leva quello spazio. Cioè vai sulla R. Ok. Poi vai alla fine e metti punto PY. Chiusa apici. Invio. No, non va bene nemmeno la RN. Levagli come as RN. Sto morendo. Non voglio niente. No, allora levagli il punto PY. Signore delle punto. Ancora. Ok. Attenzione. Ok. Non so che cosa significhi questo, ma dovrebbe averlo ricaricato. Adesso, adesso richiama l'import vecchio. No, no, quello senza fatto senza tutta sta roba. Questo. Ok, questo. Ok. Adesso rifai tutto come se avessimo... Faccio tutto, cioè questo. Cioè la dichiarazione, eccola. Qua. No, 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 questo è ancora quello vecchio. Abbiamo levato il print. Sì, sì. Ma no, aspetta un attimo, aspetta. Dio santo. Ok, allora ce n'è un'altra possibilità. Dio che schifezza. Stanno tutti a combattere con sta roba. Allora, vediamo un po'. Allora, metti in alto. In alto qua? No, sentite, facciamo una cosa. Tanto avete capito, io mi rompo troppo le scatole con sta roba. Facciamo quit qui. E aperta parentesi, chiusa parentesi, e cominciamo, proviamo a usarlo. Vai, chiudi. Ok, scusami, adesso nel file leva i commenti alla riga 79-80 e proviamo a generare un file e vediamo, facciamo prima. Ok, vai col Python e poi il nome del file. Punto py. Punto py. Vai.
Ci manca una S. Professore, ma secondo lei com'è possibile che non si stia, cioè, aggiornando? Perché in port è fatto proprio apposta, perché così, ecco, non genera le note, mo. Bene. Vabbè, oh, vabbè, vabbè, adesso questo lo vediamo. No, rispondo a Francesco. In port è fatto apposta per non rileggere tante volte lo stesso file. Il problema è che dovrebbe sapere. Ma questo, per esempio, in Ruby c'è la funzione require, no? Che non rinclude tante volte, ma c'è anche la funzione load, che invece la rinclude tutte le volte. E così il problema è risolto. Questo mi sembra incredibile, che non c'è una funzione del genere, la porcheria. No, forse esiste, sicuramente esiste la stessa cosa. Ah, prova a guardare, guarda, io stavo guardando mentre facevamo. No, io perché appunto non avendo mai fatto una cosa del genere, cioè non ci ho mai provato. No, ma prova, io stavo guardando e stanno diventando tutti matti su sta roba. Dice, ah no, c'è un modulo apposta che ti permette di ricaricare, ma dico, Dio santo. Ah, ho capito. Vabbè, comunque, adesso questo non genera. Perché non genera? Andiamo a vedere il testo. Vogliamo provarlo, prof, a reimportarlo sotto un altro nome? Cioè, tipo, importa? No, non facciamo porcherie. Aspetta un attimo. Adesso il problema è risolto, quello. Dobbiamo risolvere questo, che secondo me lui non genera, perché fanno tutte le righe matchano. Non è fatta bene il match. Perché forse backslash s vede che c'è tutte le righe sono... Ah, ok, no. Salta tutto proprio. No, perché qua l'espressione regolare, madonna santa, è che le espressioni regolari non sono standard in Python. In tutti i linguaggi normali l'espressione regolare... Allora, scusa, riprendi un attimo, facciamo un po' di prove. Facciamo, riprendi un attimo l'interprete. Proviamo a fare delle espressioni regolari. Python. Scrivi Python. No, sul terminale. Ok, dai. Invio. Import spazio RE. Ok, invio. Allora, adesso facciamo una stringa S uguale apici, no, facciamo S, no, facciamo un array di stringhe, facciamo uguale, aperta quadra, apici, spazio spazio, hash, matcha. Matcha? Sì, chiuse apici. Virgola, no, virgola, apici, 23, e questo è quello che non matcha. Okay? Ok? E vai a capo. Adesso vediamo che succede se facciamo re.match, no, re.match, perché dobbiamo imparare a usarle, se no... re.match, aperta parentesi, r apici, quello che abbiamo scritto, r apici, cappelletto, backslash s, asterisco, no, asterisco, sì, ho scritto, asterisco, non è che incontra gli apici. Sabono, non diciamo cose, virgola, e poi S di aperta quadra 0, facciamo quella che matcha, S aperta quadra 0, chiusa quadra, chiusa parentesi. Che cosa ritorna questa? Torna un match object. E che vuol dire un match object, disgraziati? Aspetta un attimo. Allora, Python regular expression examples, vediamo un po'.
santa pace. The match function, il pattern, re, ritorno un'espressione regolare e che ci faccio io con questa espressione regolare? Allora, scusa, scrivi sotto. No, scusa, rifacciamola. Però all'inizio ci metti R uguale. Ma al posto di questo? No. No, questo però fai R uguale, re match, bla bla bla. If, no scusami, R uguale, ok, vai a capo e poi fai if spazio R, due punti, vai a capo, print, aperte virgolette, true, vero, no, spazio, scusami, aperte virgolette, vero, spazio. Spazio. No, print spazio, aperte virgolette, vero. Ok, invio. Che minchia. Rifai la if R. Due punti. Ah. If R. A capo. Tab. Mm-hmm. Print spazio, aperte virgolette, true. Invio. Ok, questa è vera, ma effettivamente questa è vera. Adesso facciamo l'altra, R. Cioè, quindi... adesso fai... Riprendi R uguale R match. S di 1, invece che S di 0. Sì. Invio. Adesso rifacciamo la if. If R due punti a capo tab print true. Questa non dovrebbe venire. Invio. Ok. Aspetta un attimo, fermo un attimo. Adesso io voglio fare if, perché quello che noi facciamo lì è che lo facciamo contestualmente. If spazio re, scusa, ti conviene riprendere la riga subito prima. Ancora? Ecco, invece, mora, torna indietro. Ecco, invece di fare R uguale, fai if re.match con tutto quel pappone. If senza l'uguale, senza l'uguale, spazio. Ah. No, non fa nulla. Devo premere che lo cancella. If spazio re? Sì. E poi vai in fondo alla riga e metti due punti. Mm-hmm. Scusa, mettici 0 invece che 1. Mettici 1-0. Così fa... ok, calma, calma il gesto, chiusa parentesi, due punti, vai a capo, tab, print, spazio, aperte virgolette, true. Ah, però questo lo fa, invio. Ok, adesso rifacciamo un'altra volta questo if con la 1. E poi vai a capo e fai tab, print, aperte virgolette, true. Pure. Questo funziona. Perché non genera? Allora... scusa,
Facciamo una cosa, fai import quello import, come si chiama questo? Random nodes 3. No, no, un punto py as rn. Ok. Ah, vabbè, sì. Ok, perché adesso sta creando, ma adesso ce l'abbiamo. Fai g uguale rn punto generatore. N punto generatore con la gemella, e mettiamoci sempre le nostre, allora il numero di note 23 virgola 0 virgola 23 e 100. Poi 100 200 chiusa, ok, poi fai g.generate. Ok, aperta parentesi, chiusa parentesi, invio, c'è un errore. List object has not attribute size. Intanto sta linea 29 generate. No, deve scendere sotto. Ma perché non ce lo fa vedere questo errore a noi? Size frequenze punto list. Object is no attribute size. Dov'è la list? L'oggetto list non ha l'attributo size. Ma dove sta scritto list? Non gliel'ha scritto list. No, è che self.frequenza è una lista. Ah, ok. C'hanno mai niente in list. No, c'hanno mai niente. Nei linguaggi, allora aspetta un attimo, come si fa size of a list in Python? È possibile che è una funzione separata? Number of elements of a list. Ok, the len. Te possi, no? Ok, len, va bene, come non detto. Ok, cambialo. Facciamo... allora, sz uguale len di aperta parentesi self.frequenze e basta. Chiusa parentesi. No, senza size, chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Chiusa. Ok, salva. No, adesso quitta, se no ci rompe le scatole. No, funziona. Aperta parentesi, chiusa parentesi. No, vabbè, se funziona meglio, ma fai Python random notes _3.py. No. Non proprio. In che senso funziona? A te funziona? A me me l'ha messi. Che caspita di errore c'è qua. File.net. Allora, senti, scriviamo un file che si chiama .test, così non dobbiamo... test.py, che semplicemente rifà sempre la stessa cosa che abbiamo fatto. E questo... Un file che si chiama test.py. In maniera che non dobbiamo sempre riscrivere. Scusate, devo andare un attimo. Vado così comunque. Sì, così test comunque. Punto py. E ci metti dentro quello che abbiamo fatto fino adesso. Import quello lì as rn, poi generi un file e poi fai g.generate. Rn. Ah no, aspetta, import random notes. Dentro il file. Vado un attimo, torno subito. Dentro il file qua. No, devi fare quello che abbiamo fatto dentro la console di Python. Mettitelo dentro un file, lo stiamo continuamente riscrivendo, non vale la pena. Fai un file che si chiama test.py, che fa import di quello,
genera un coso e poi li fai e vediamo le note. Aspetta, scusate. Io non sono sicuro di aver capito cosa devo fare questo file test. Si cancella tutto. Ah, Non ho capito bene. C'è da scrivere import. Import è quello... Non sto capendo nulla, regà. Ah, regà, sono completamente perso. Cioè, sto scrivendo tipo un robottino. Ho capito che stavamo cercando di capire se il problema era quel size, quel fatto che si saltava tutte le robe, i commenti. Mi sta in realtà però saltando tutto, non generando nulla se non la funzione. Però non so, tutti i trick che ci ha fatto qua sul prompt. Addirittura mi ha printato tutte le note. Te le ha printate? Ho printato proprio le note, cioè mi si è fissato. Ma perché non mi mandi il tuo file? Perché magari c'è qualcosa che è sbagliato qua. Sì. Volevamo provare. Dai, però andiamo al volo in chat. Si chiama però Rare Notes. Look at me. Mi si è autofissato pure il match. Jump the tree, pa pa pa. Veramente basta che esco. Dove ballano? Mi sto facendo passare. Allora, mi sto facendo un attimo passare il file da Francesco. Ma no, sto scherzando. Un attimo. Ciao. A me mi si è autofixato pure. Cosa? Ma no, scusate, abbiate pazienza. No, abbiate pazienza. Io voglio un file di test. Di test, è semplicissimo, dai. Scusa, ritorni un attimo dove stavamo. Come fate a diventare male? Okay. Dai, allora, apri un altro file. Fai test.py. Ma in realtà l'avevo fatto. Dai, allora prendi quello che hai fatto. Ma eccolo, ecco. Questo è test.py. Qualo. Test replace. E rifaccio run import. Non hai fatto, non avevi scritto niente. Random notes. Come si chiama? Random notes underscore 3. As RN. Poi vai a capo. Tutta la roba scritta nel terminale prima. Esattamente, era quello che volevo. Non è che avessi ben capito, infatti. Me lo riscrivo. Che c'avevamo scritto? Poi questo qua, GN. Sì, quello. G uguale G... RN. RN. Punto generatore. RN punto generatore. Aperta parentesi. Madonna, ragazzi, però dai. Aperta parentesi. 23,0,23,100,200. Ok, bene. Adesso fate g.generate, aperta parentesi, chiusa parentesi, e poi g.tucci_sound. Mi pare che così dovrebbe bastare. Tu underscore csound, aperta parentesi, chiusa parentesi. Chiuso, basta, fine, salva. Vado. Ok, prendi il terminale e fai python test.py. Questo fa un test per vedere. Questo non genera una mazza. Allora andiamo a vedere random notes.
No, PYC, no, no, oh, fermo, PY, PY, PYC è quello precompilato. Fermo. Ecco questo. Ok. Allora, noi facciamo, pigliamo il generatore. Perché il generatore non genera? È pure corretto qua il fatto che non ci fosse spazio prima. No, 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 fermo, fermo. Sta buono, non fa cose pure tu. Allora, adesso, allora, ripigliamo il terminale, perché questo è l'unico modo per debuggare qua. Allora, Python. Adesso facciamo, no, basta. Vai a import test. Senza PY? No. Ok. Adesso dovremmo avere una variabile G, oppure fai test.g. Invio? Invio. Sì, è giusto. Ok. C'è. Quindi fai test.g. frequenze, per esempio, vediamo le frequenze. Frequenze ci sono? Sì, sì, questo è giusto. Sono 5 valori, prima c'eravamo solo 4. No, no, questo è giusto, questo è corretto. Allora, adesso, perché il generate non lo fa? Il generate che cosa dovrebbe mettere? Dovrebbe mettere delle note dentro l'array note. Test.g.note. Evidentemente è vuoto. Invio? No, ci sono. No, le note ci sono. Quindi, quando io faccio tucci sound di generatore, scusa, quando io faccio test.g.tucci sound, perché non me le note ci sono, le ha fatte, sono 23. Test.g.tucci sound, aperta parentesi, chiusa parentesi. No, ci sound. G.tucci sound, aperta parentesi, chiusa parentesi, invio. No, vabbè, vabbè, qua si è sporcata la cosa. Riscrivilo, scusami. Test.g. punto to underscore c sound aperta parentesi chiusa parentesi non le fa. Ah, ok, allora andiamo a vedere sotto il generatore, il to c sound del generatore. Le che il match, forse è scritto. No, no, il match non c'è più. No, no, le note le ha generate. Adesso scusa, andiamo a vedere, ma non c'è il metodo. Ah sì, ah, e non l'avevamo fatto il metodo tucci sound del generatore. Questa è una vecchia versione. Ok, vabbè. Allora, non lo so se ce n'è una, perché è una vecchia versione che non c'ha il tucci sound. Aspetta, però prende quello là stesso di Francesco che mi ha inviato. Ma mo però, sì, devi prendere solo quel metodo là. Ci sta un for x in self.node. Questo? Sì, ecco, questo qua. Ah. Ok. Allora, no, devi fare quitta. È meglio che aperta per... Adesso usiamo proprio il test. Il test le dovrebbe fare. Allora, Python test.py. Ok, scusami, vai sotto un attimo, vai più in basso alla composizione. Scusa, vai giù. Questo fa il print. Ah, ecco cosa bisogna fare. Facciamolo nel test. Perché devi fare il print, se no quello ti ritorna una stringa, ma tu non la... Allora,
metti il G2C sound, no, fai print, aperta parentesi, G.2C sound. Così? Sì, salva. Devo attestare. None. Molto bene. Allora, che avevamo fatto di male? Vai a vedere il file Random Notes 3. Dunque, lui nel generatore, nel Tucci Sound, va da x self.null. Scusa, guarda un attimo il metodo Tucci Sound delle note, perché potrebbe essere anche questo vuoto. Vai sopra, ah, non ritorna. Cosa dove? Non ritorna? Scendi. Tucci Sound. Hai fatto return STR. Ah, ok, giusto. Fai return STR. No, non così. Ecco, lì. Return STR. Ok, salva. Torniamo a bomba. Ho sul test? Vai. Ecco lì. Oh, okay. Bene. Allora, adesso, come vedete, le frequenze sono scelte a caso in uno spazio segmentato, che era quello che volevamo ottenere. Ok? Ah, questi negativi non capisco. I negativi sono decibel. Meno 12. Ok? Sì, okay? Sì. Allora, a questo punto, se vuoi, lo possiamo... C'è un driver, un'orchestra che ti fa da driver? Come devo fare? Ce l'hai un file LS, scusa. Tucci Sound. No, LS. Scrivi LS. Invio. Ce l'hai un driver.org, LS asterisco.org. No, non ce l'ho. Lo devo allora, fare. Dategli un driver, dai. Te lo do io. Lo spedisco sulla chat. No, scusate, ma non così semplice. Vabbè, se ce l'avete prima voi, fammi chi fa prima. Vabbè, ti do quello di Francesco, diciamo. Ok, driver1.org. Adesso salvatelo nello stesso... La stessa ma schiaffato qua dove fa, quindi ls no c'è adesso fai ls asterisco punto spazio asterisco punto org. Ecco. Ok, adesso fai C sound, scrivi C sound, spazio meno D minuscola W maiuscola, W maiuscola O minuscola spazio punto slash test.wav spazio driver1.org. Ah, l'abbiamo messo da qualche parte la partitura? O l'abbiamo solo... No. Qua. Allora, ok, no, fermo. Allora, vai, torna alla tua riga, torna dove stavi, e fai Ctrl A, no,
No, non è così, scusami, niente, fai conto. No, no, buono, buono, fermo, fermo. Fai CTRL C. CTRL C. O fai invio, fai invio. Ecco, ok, perfetto. Adesso fai Python. Python. Cos'è che avevamo fatto? No, vabbè, facciamo solo il test, no? Che facciamo? Il test, sì, fa invio. Ok, c'è anche la tavola, benissimo. Vai, vai di nuovo, fai, riprendi la riga e fai meno su, fai superiore, cioè freccia a destra, no? Score.sco. Ok, adesso riprendi la riga col C sound. Questa. E ci aggiungi score.sco. Basta. Invio. Ecco, 0. Ok, adesso fai Audacity di test.wav. Cioè lo apro direttamente su Audacity o da qua? Come te pare, se scrivi Audacity test.wav, lui te lo apre, lo sai? Pensa un po', che figata. Potenza. Ah, magia oscura. No, no, su Linux lo fa, sui Mac purtroppo no. Va bene. Io Audacity, Audacity. Perché mi sa che su Mac devi pagare l'estensione. No, lasciamo perdere. Non sto scherzando, non è vero, però lasciamo le cose stare. Che fa la Apple di solito. Lasciamo stare. Serve l'adattatore. Dov'è che me l'ha buttato molto a questo punto? Appunto, sta sempre nella stessa directory. Ah, vedi, guarda. Che te lo dia. Francesco, può essere che se c'ha la videocamera accesa e vuole avere Audacity, non lo può fare insieme. Serve l'adattatore. Suona. Suona. Si sente? No. Si condivide l'audio. Si sentiva perché condivido l'audio zoom audio device. Ecco, bravo. Sentite? Sì, sì. Sì. Piano piano, ragazzi, non si sente niente. No. Mi si deve fare share computer sound sopra. Sì. Ma questo è l'input, il microfono. No, no, dai comandi di zoom sopra del share. Sì, sì, devi fare share con computer. Che si faceva? In alto, vai in alto sul microfono. Sì. Yeah. Andiamo ora. Stiamo 300 e 200. Diciamo che lo spazio si può articolare anche un po' di più di così. Ci potete mettere più note, però c'è una cosa da notare, ok? Che se fate questo è uno spazio segmentato in maniera... Aspetta, adesso scusami, fai una cosa, allarga tutta il sonogramma, vai giù, sì. Ok, adesso metti spettrogramma, vai sulla tendina in alto. Quale tendina? Qua, view? No. No, 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 la tendina che sta sul test, proprio sul file. Ah, qua. Ecco. Ok. Allora, adesso... colore, un'altra cosa al contrasto, così si capisce. Sì, sì, puoi cambiare i colori, puoi fare... No, ma non si capisce niente perché sta tutto lì in fondo. Fai una cosa... Vai su col bottone, col tasto destro no, stai fermo per favore. Vai su col tasto destro, col mouse, tasto destro sulla scala verticale.
Ecco, fai il tasto destro, fai zoom in. Ancora. Ma no, ma stai... Stai in alto. Aspetta. Stai in alto. Devi... Allora, clicca col sinistro verso il basso. Dovrebbe scendere. No, sulla scala. Sto cercando di scendere. Sulla scala. No, sulla scala. Clicca verso il basso. Prova a farlo scorrere in basso. No. Sta cliccando. No. No. Vabbè. No, vabbè. È col sinistro sulla... Scusami, col destro sulla scala lì. Aspetta un secondo. Mettila più grande. Comincia più grande, tanto che comincia. Ecco, così. Lì clicca tipo tra 0 e 0.5. Col sinistro. E fai col sinistro? Ok, sì, prova. Oppure... Zoom in? Sì, esatto. Eccolo. Ancora? Ci sono destra e sinistra. Questo è il vero. Infatti, no, ma infatti Gabriele ha due mouse. Uno è il tasto destro e il tasto sinistro. Vabbè. Adesso il problema è che questo spettrogramma non è abbastanza definito, quindi facciamolo più definito. Per farlo più definito vai sulle preferenze di Audacity. Ci dovrebbe essere Spectrograms e dagli 8192 invece Windows Size invece che 1024 dagli 8192. Ok, vai. Ok, eccole qua. Wow. Adesso il problema di questo spazio qua è che è uno spazio, beh, potremmo definirlo ancora di più, questi sono ancora sì, di farlo. Sì. Ci provo? No, vabbè, lascia stare. Insomma, il problema di questo caso qua è che questo spazio è definito in maniera aritmetica. Vedete? Lo spazio percettivo non è definito in maniera aritmetica, quindi è definito in maniera geometrica, no? Qui, guarda caso, i numeri sono molto piccoli e per cui la cosa si confonde. Aritmetico e geometrico sono più o meno uguali, no? Capite quello che voglio dire? Cioè, tra 100 e 200 voi avete un'ottava, no? La quinta, no, non è 150. La quinta è tre mezzi di questo spazio. Ok, questa è la quinta naturale. Poi c'è la quinta temperata che invece è 2 elevato a 7 dodicesimi. Vi è chiaro? Sapete queste cose qua? Sì, ho bisogno di spiegarle. È veramente uguabile. Sì, per cui non sta proprio a 150, sta da un'altra parte, no? Mm. Eppure noi la sentiamo a metà, sì. Eccetera, eccetera. Ok, quindi qui, per esempio, sostanzialmente sentite dei battimenti, perché tra l'altro 25 Hz sta al bordo inferiore dell'udibile e sta per diventare battimento. Infatti questo tremore che sentite... Pure là, più in là. Dopo, dove si sentiva quando si riapre, insomma, qua si sente un battimento. Sì. Ok. Va bene. Quindi qui c'è un ragionamento da fare su come segmentare lo spazio. Ok? Per esempio, noi l'abbiamo segmentato secondo questo. Questa regola, ok? Adesso noi potremmo segmentarlo, per esempio, sempre in 5 parti, no? Ma 5 parti equabili. Sì. Ok? Come facciamo? 12. Come?
n fratto 12? No, n fratto 12 sarebbe diviso, sarebbe, ti dà 12 note, diciamo. Oppure n fratto 5. Però 2 elevato a n fratto 5. No? Ed è la frequenza minima moltiplicato 2 alla n fratto 5. Chiaro? Sì. Volete provare? Proviamo. Lo scrivo, quindi. Vabbè, allora adesso fanno un'altra. Questa è random note 3, fai random note 4. No, aspetta, per random note 4 facciamo un'altra cosa. Sì. Aumentiamo il file meta, mm-hmm. Ok, che fa in modo di, cioè ci mettiamo anche la regola di suddivisione. D'accordo? Cioè? Cioè, per esempio, vogliamo fare uno spazio a diciamo, ottavante, cioè che, oppure no, possiamo fare che lo spazio è sempre tra il minimo e il massimo, mm-hmm. No? E divide questo spazio in un certo numero di frequenze, però in maniera equabile. Il numero di frequenze della suddivisione lo mettiamo nel file.meta, quindi lo possiamo fare diverso per ogni allora scrivi copia file.meta in file2.meta. File.meta. Copialo in file2.meta, ma non txt. Che prossimo. Che estensione di punto meta. Ah, certo. Solo che bisogna pagare extra per avercelo. Grazie. Questo lo salvo in file2.meta. E aggiungiamo a ciascuno di questi, ma mo qua gli mancano pure le frequenze minime e massime, o è la durata? Scusa, numero delle note. No, non capisco, infatti. Ah no, è tutto. Ok, adesso aggiungiamo un parametro. Sì. Che è temperamento, tempo. Ma qual è il simbolo dell'elemento a potenza? O asterisco, asterisco, oppure cappelletto. Cappelletto non... Maestro, ma una domanda... Dimmi. Riguardo questa cosa che ha detto prima sulle frequenze. Sì. Cioè, nel senso... Alla fine, che senso ha che noi scegliamo che ci sia... Cioè di fare una nota su una determinata frequenza, se tanto comunque il nostro cervello fa sempre, diciamo, un po' un rapporto col temperamento equabile, quindi lo considera magari un battimento. Ma chi l'ha detto che il nostro cervello fa un rapporto col temperamento equabile? Chi lo dice? No, ok, avevo capito che magari, capito, se ci sta una frequenza che sta vicino a una nota che noi sappiamo perché magari è accordata... secondo il nostro modo lo percepisce come quello, magari frequenze vicine. Questo se suoni Brahms, ma se suoni un'altra cosa, no. Cioè, il punto di questa cosa, bisogna essere chiari su questo. Il nostro orecchio percepisce le frequenze in maniera geometrica, non aritmetica. Quindi vi invito a pensare in maniera geometrica. Perché? Però questo non è obbligatorio, no? Quello che vi voglio dire è non vi lasciate fuori solo perché non ci avete pensato
l'ipotesi di organizzare le frequenze in maniera geometrica. Capito? Ma le potete organizzare come vi pare. Tra l'altro, incidentalmente, non è assolutamente detto che le frequenze devono essere in una sequenza ordinata. No? Però ho capito quello che ho chiesto. Sì, allora, il punto è questo. L'orecchio tende a percepire le ridondanze. Quali sono le ridondanze? Se io faccio una nota e la sua ottava, l'ottava ha una forma di ridondanza con la nota base, no? Perché l'orecchio percepisce benissimo che i due cicli della nota superiore entrano in un ciclo della nota inferiore, perché stimolano esattamente le stesse ciglia neurali nella membrana basilare. Capite? Tant'è vero che noi facciamo fatica a dire, le chiamiamo con gli stessi nomi. Perché, secondo voi? Perché per noi sono la stessa nota, anche se sono due frequenze diverse alla distanza di un'ottava. Capite? È talmente tanto forte questo attributo percettivo che nella storia noi abbiamo chiamato le note in maniera ciclica, no? Replicandole a distanza di un'ottava. È vero o no? Questo è quello che è successo. Ora, sì. Dimmi. No, appunto, però nel senso la cosa che ha detto magari del battimento, che cioè come possiamo con questo tipo di composizione, cioè dove prendiamo le frequenze che vogliamo, far sì di non andare a interferire con magari, non lo so, I fastidi che possono dare all'orecchio dei battimenti o proprio Ma magari li volete proprio provocare i fastidi, cioè dipende quello che devi fare, no? Se metti due frequenze lontane non ci sono battimenti, capisci? Dipende quello che vuoi fare, ma il problema è il concetto di fastidio. Ci sono delle intere, vi faccio sentire se volete al volo una composizione di un compositore, insomma, di un certo calibro, che è Fausto Razzi, che su questa cosa qua, sulla questione dei battimenti, ci ha fatto una composizione in cui il battimento diventa contemporaneamente altezza e ritmo. Cioè, se volete, facciamo al volo, perché gliel'ho realizzata io, quindi lo conosco la cosa. Ne possiamo sentire una parte, però... ok. Tra l'altro è fatta di sole sinusoidi, quindi... Il secondo solo, io faccio un attimo uno stop al bagno prima di ascoltarlo. Va bene, ti aspettiamo. Intanto io mi ripiglio lo schermo, però. Dunque. Stop participant sharing, e invece prendo il mio. Aspettate, vedo un attimo dove sta. Ci
Ok, dura 12 minuti, non c'è bisogno che la sentiamo tutta. Avete... di questa, tra l'altro, ne ho realizzata anche una partitura grafica che posso farvi vedere. La possiamo ascoltare insieme con la partitura? Ce provo. Ci provo. Aspetta, facciamo così. Share questo. Pronto. È un po' aggravato. La vedete? Sì. Ok, adesso aspettate che prendo la partitura. E vediamo se la trovo. Il problema è che la partitura grafica è un po'... intanto è in formato a zero, quindi è un formato colossale. Vediamo se si vede qualcosa. La vedete? Sì. Aspetta, questa la... Ecco, questo è fatto con quel... È molto semplice questa qua, non è così... Aspetta, fit quiz. Sono ancora in tempo per fare un salto volante al bagno. E dai, però, fatelo tutti insieme il salto al bagno, sennò qua siamo fino... Aspetta, provo ad abbacchiare questo qua. No. Questo era quel programma grafico che vi avevo detto. Questa partitura è realizzata automaticamente dal score di C-Sound. Ed è fatto tutto con C-Sound, quindi questo è proprio un caso. Dunque, io vorrei levare il panel, quel panel lì, in maniera da poterlo allargare. Come si fa a levarlo? Così. Adesso potrei rimpicciolirlo un pochetto per poterla vedere tutta. Ecco, così la vedete tutta. Qui ci sono delle frequenze che vanno fino, vedete, qui ci sono, lo spazio qui non è lineare, qua va da 60 a 120, qua va da 204 a 408, poi ci sono dei buchi in mezzo. Ok? Questa, tra l'altro, una prima realizzazione l'ho fatta in Python, una seconda realizzazione l'ho fatta in Ruby e c'è tutto, lo score di C-Sound, tutto quello che volete. Quindi, e vedete che qua in mezzo c'è solo questa frequenza qua. Okay. Possiamo andare? O quanti siamo? Siamo tutti? Dai, manca giù. Intanto proviamo a vedere se si sente. Lo sentite? No, non si sente niente. Aspetta. Che devo fare qui? Devo fare jack. Sentite? No. Non lo sentite? No, maestro, non si sente. Ok, un attimo. Io lo sento, ma voi... audio settings. Jack. Forse devo mettere... Scusate,
system, no, devo mettere jack source. Proviamo. Non si sente. Sì. Adesso si sente, ma non lo sento io però. Sì, ora si sente. Aspetta un attimo, allora mi devo sistemare io. Ah no, però se non lo mando, scusate, devo fare una prova. Dai ragazzi. Scusa, lo mando. Voi lo sentite? Io non lo sento. Perché io me lo devo sparare anche su JackSync, sulla questo. No, continuo a non sentire. Ah no, no, scusa. Non è questo. È questo. Questo è questo. Ok, adesso lo sento pure io. Voi continuate a sentirlo, no? Sì. Lo sentite? Okay. Sì, sì, lo sentiamo. Va bene. Ci siamo tutti? Giulio? Mi sa che sto sulle scale. Lui riattiva il microfono, però non si sente. Io almeno non sento nulla. Sono un idiota, ho tolto il gain e continuavo a parlare da un'ora. Ma alzalo pure sto gain, io ti sento tipo che vieni dalla caverna. Possiamo andare? Allora, ok. Adesso mando e poi passiamo alla partitura. Sto andando? No, queste sono 60 Hz, io non li sento. Voi li sentite? No. Mi sento molto più alti dei 60 Hz. Tipo basso volume. Comincia con questa nota bassa. Ma non è un sibilo alto. Io sento un acuto. Adesso sì. Sì. Ah, ok. Ah, beh, sono... Ok, ok, ok. Allora sono io che non sento, scusa. Scusate, eh? Yes. Ecco, queste sono queste note qua, Ah, ma non scorre la partitura, pensavo che scorresse. Pure scorrere a voi, sai, no, sai che linea fa linea. Questo. Ma, no. Quando diventerete bravi me la fate voi quella che scorre. Possiamo muovere il foglio? Con le mani. Ci muoviamo noi. Vi posso far vedere, posso farvi vedere col mouse dove sono. Queste sono queste note qua. Vedete che questo pezzo è costruito tutto sui battimenti di vario tipo, no? E ci sono degli accumuli ritmici. Non se lo fa, c'è una certa simmetria pure nella parte 2 in realtà. Sì, pure parte alta e parte bassa, tipo spirulare in qualche modo. Beh, sono costruiti con... Ecco, questi sono costruiti con meccanismi ritmici additivi. Perché in realtà non è quello il ritmo che si vuole, quello sono solo le apparizioni delle cose, ma quello che... Oh, l'altra cosa da notare è che qui le frequenze sono scelte, cioè c'è una scelta di frequenza, che è fatta secondo certe regole per ottenere il massimo battimento possibile. No,
Beh, per ottenere ritmi diversi. Ok? Scusi, ma le linee gialle continue? Le linee gialle continue servono a separare i sistemi, perché vedete che dal punto di vista frequenziale non sono contigue queste zone. Cioè no, in verità sono contigue, sto vedendo. Ah no, quella sopra non è contigua, per esempio. È appena entrare al 551. No, queste sono quelle nere. Thank you.
Ok. Ecco, vedete che ci sono... Appunto, si può inventare, guardate come è fatto questo pezzo. Questo pezzo ha sia il tempo segmentato che lo spazio delle frequenze segmentato, poi c'è anche un'altra segmentazione che è lo spazio delle ampiezze, anche le ampiezze sono organizzate in certi modi, e il risultato è appunto questa... insomma... questo crescendo ritmico che però proviene dal timbro, è costruito sul timbro, che è una cosa che appunto... Questo tenete conto che un pezzo che ha 40 anni, è del 1980, e all'epoca realizzare una cosa del genere non era banale, era ancora meno banale inventarla, ma appunto i compositori in questo sono bravi, riescono a pensare cose che non si possono fare con le tecnologie correnti, ma che poi forse... Infatti ce n'è una prima realizzazione parziale di Progetto Secondo, che era stato fatto al CSC di Padova in... Music 5, questa è una realizzazione rifatta prima in Python e C-Sound, e questa qua è fatta in Ruby e C-Sound, mi sembra, non mi ricordo più. Se vi devo dire, non mi ricordo più. Mi sembrate basiti? Un po'. E che idea c'è dietro? Come dite? Realizzazione. Non ho capito. Che idea c'è dietro la realizzazione? Beh, l'idea è proprio questa, è quella di realizzare una composizione, cioè Razzi è un compositore che collega molto gli aspetti proprio architettonici della forma con tutte le altre componenti, cioè con l'organizzazione delle frequenze, l'organizzazione del ritmo, questo in tutte le sue composizioni, cioè lui è un compositore sostanzialmente strumentale. Se andate su SoundCloud trovate la roba sua, ed è un compositore che parte da principi molto, molto astratti di organizzazione della partitura, e in questo caso qua lui appunto voleva fare qualcosa che non era possibile pensare con strumenti tradizionali, e appunto per questo si è avvicinato alla computer music, quello che si chiamava la computer music e poi adesso è il sound and music computing, eccetera, eccetera. Cioè, aveva bisogno di questo perché, appunto, fare le frequenze in maniera così precisa... Queste sono proprio sinusoidi pure, no? Però Fausto, vedete come dici? Fausto Rizzi. Razzi, come Razzi... Senatore. Come il senatore, sì. Però per fortuna è un po' più... Amico caro. Quindi voglio dire, diciamo che appunto l'idea era di trasformare il battimento in ritmo e di costruire comunque una forma che avesse la dignità di un lavoro musicale partendo da elementi estremamente semplici. Il tipo di elaborazione, di segmentazione che fa lui dello spazio è relativamente semplice. È un po' complicato perché c'è tanta roba, ma sono, per esempio, i ritmi sono costruiti tutti in maniera additiva, cioè aggiungendo
o sottraendo frammenti di... E questi appunto, vedete che a guardare la partitura organizzano le cose secondo certi disegni. Cioè, adesso io ce n'ho tante altre di partiture perché mi servivano per verificare, cioè tante altre partiture di questo stesso pezzo perché mi servivano per verificare che appunto i programmi facessero la cosa giusta. Incidentalmente, un'altra cosa è che questo brano è veramente completamente algoritmico, cioè è fatto completamente con regole e con un computer che esegue queste regole, che è un fatto abbastanza raro. Di solito si mischiano un po' le cose, no? Si mettono cose diverse. E vi ripeto, appunto, questo è un pezzo che ha 40 anni, quindi diciamo che dal punto di vista delle regole è abbastanza ben trovato sul piano musicale, eh? Sto parlando solo sul piano musicale, poi dopo è chiaro che uno può diciamo, aderire a estetiche di questo tipo o meno, ma insomma, questo è un pezzo che musicalmente si regge in piedi, insomma, in concerto l'ho suonato varie volte, si suona. Non è... Ok, sentite, mi pare che siamo abbastanza cotti tutti quanti, no? Quindi vi propongo appunto l'esercizio per la prossima volta. Mi piacerebbe che lo faceste tutti e non soltanto Giulio, che ormai è diventato un grande compositore, per cui si lancerà nel fare. Allora, ce l'hai il tempo di fare l'esercizio? Eh beh, dipende dalle altre commissioni, se ha avuto troppo comunque in ultimi tempi. Dimmi. Ma maestro, avevamo detto, mi sa che adesso però non ce la facciamo più, di vedere che problema c'era, se è una cosa che si può risolvere facilmente, in quella cosa che l'avevo detto, in quella cosa dell'inviluppo di frequenza che l'avevo detto a inizio, proprio stamattina. Ok, prima che iniziasse. Guardiamo. Guardiamo. Okay, siamo qua. Allora. Diciamo che ci stava, ho cercato di farlo in modo che fosse, un attimo faccio un disegno, scusa Francesco e no Gabriele, Francesco, nel frattempo mettete sulla chat tutto quanto le cose che abbiamo fatto così. No, chi era che ha fatto? Gabriele? Il random notes, te. Sì, sì, quello che abbiamo fatto in classe. E ci fosse, questo è il tempo 0, tempo 1, tempo 2 e tempo finale, per far sì di poter distaccare queste cose, che non sapevo se no come farlo. E praticamente... Ok, qui sta calc frec e ho messo se AT è maggiore di self.t0, sì, e se AT è minore di self.t1, mm-hmm, quindi qua dentro. Sì, quindi sostanzialmente tu vorresti che le frequenze K
crescano dalla base verso l'alto, sì. No? Facciano un random sempre più largo e poi un random sempre più stretto. Ok, sì. E quindi vabbè, ho fatto ognuno di questi la sua funzione e poi calcola all'interno di questi diciamo minimo e massimo. Sì. Ok. E questo l'ho fatto per ognuno di questi. Solo che non so perché non mi prende, non capisco se è sbagliato qualcosa come è scritto. No, ma scusa, mancano dei due if at maggiore self due punti. Questo non sapevo che. Poi scusa, else if non è else if, c'è un altro if dentro. Cioè, il fatto è che io volevo che fosse cioè in realtà ho provato a farlo con l'end, solo che non capisco perché non mi prendeva l'end con l'if. Perché non ci avevi messo i due punti, se non metti i due punti lì non li hai messi da nessuna parte. Quindi come dovrei fare? If at maggiore di self, ampersand at minore di self, due punti, fai quello. No, scusa, vai alla riga 42. Prima dei due punti. Ampersand, quello. Questo dovrebbe farlo, no, a meno che Python non dia i numeri. Poi, se no, se at è maggiore di self t1 and at minore di self t2, allora fai questo. Provo a mandarlo perché non so se no aspetta un attimo, non è fatto bene, scusa, non else if fai è pure quello e poi ci mancano i due punti, no, la sintassi dovete rispettare, no? Due punti anche all'elif finale. Vabbè, questo potrebbe essere un else direttamente perché va bene, cioè in tutti gli altri casi va bene. Ok, proviamo. Oh, bisognerebbe però verificare che cd dato c'è commento. Non lo vediamo noi, quello che stai dicendo. Secondi nel secondo. Comunque questo non è un glissando, è semplicemente che lui sceglie delle note. Vabbè. Più per dargli un... Il problema d'accordo. È che poi non so se tutto questo funziona, perché io alcuni ho deciso di non metterli, per esempio, all'inizio, quindi farlo partire da... come se fosse un rettangolo e poi attaccato un triangolino. Allora, comunque... Vabbè, mo io non sono in grado di comprendere il tuo linguaggio. No, vediamolo un attimo sullo schermo prima. Ok. Allora, questo... perché? Come si fa l'ampersand, ampersand? Aspetta un po'. Basic operators.
Non mi dica che bisogna scrivere Ender, no, veramente. Auto Basic C-Sound Edition. Com'è? No, no, niente. Mi scusi. Niente, no, non si scrive, non si scrive ampersand, ampersand, si scrive AND. Porca miseria, ragazzi. AND proprio AND. AND. Maledetto. Che porcata. Mamma mia. Così, beh, sì, questa è un'altra keyword. È una porcata perché è un'altra keyword che... Ok, aspetta un attimo, siamo andati avanti. Cos'è che non è? Too many values to unpack. Expected 5. Nel meta, guarda un po' il tuo meta. Perché lui si aspetta, quante sono? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? 3, 3, 6, 1, 7. Sì, cosa sono questi? Sono tempo iniziale, tempo 1, tempo 2, tempo finale, frequenza minima, frequenza massima. E il numero di note. Ecco. E questi gli devi fare caricare, no? Cioè, quando tu fai... No. Allora, queste le hai messe qua, e va bene. Numero di note. Adesso, quando fai la lettura del file, quando splitta, appunto, devi fare T1, T2, eccetera. Poi, tra l'altro, appunto, li hai messi sotto, ma non li hai mai... Va bene così? Non lo so, ci sono solo T1 e T2? Tempo iniziale e tempo finale. Ok. Vabbè, io ho fatto così, però non so se è giusto. Va bene, prova. Salva. È vero. No, T0 non è definito? Dov'è che non... Ah, not enough value, ne ha 5, ne dovrebbe avere 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, ne aspetta 7, allora ce n'è qualcuna nel file che invece sono 5. Riguardiamo il meta. Direi i primi 3, 4 erano da 5. No. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Perché il problema spostante, mi sa che basta fare così. Sì, questi, vabbè, non facciamo le correzioni ancora. No, mi sa che continua sempre. Vabbè, bene. Però comunque Il 7 e l'8. 7 3 8. E 3 6 sono 6. No, ma scusa, non va bene però. Abbi pazienza, tu c'hai 12 di durata o 12 di action time? No, 12 action time. Seconda parte 21, terza parte 30, quarta parte 30. Ma scusa, abbi pazienza. 12, lui passa da 12 al momento T1, ci passa in 21 secondi? No, questo qua è T2, cioè è fatto così. Cioè sono tempi assoluti? Ho capito, ma questo mi è chiaro, ma questo è questi 21. Sono tempi assoluto? Questo è 21, 12, 21, 30 e 30, quindi l'ultima è schiacciata praticamente. Esatto. Ok, va bene. D'accordo, sono tempi assoluti. Vabbè, adesso devi solo verificare che siano tutti 7, se no, sen cavolo.
Questi mi sembra che siano tutti 7. Voi ne vedete Brava. Qualcuno? No. Io non... Come animale? Non sono troppi. Da qualche parte ce ne stanno di più. Scusa, Come facciamo no? una cosa. Ce l'hai Ok? Guarda un po' se c'hai. O Gok. G-A-W-K. E che faccio? Invio. Invio. No, va no. bene, ce l'hai. No, perché facciamo un affare che conta i campi, così non stiamo a diventare matti. Questi sono identici. Dov'è che ce n'è uno che ce n'ha di più? 27. 5, 6, 7, 1, 2, 3. Queste per esempio sono stupidaggini, li conta, li deve contare il computer, non li dovete contare voi. Sono tutti 7. Tutti? Sì. Ok, allora non lo capisco, guardiamo un attimo, riguardiamo un attimo. Scusa, lui dice... Too many values to unpack, expected 7. Questo lo fa proprio sullo split. Ah, perché tu splitti su uno spazio singolo. Cioè? Prova a guarda, prova a levare alla riga 14, c'è uno spazio doppio, io vedo. Vabbè, questa è una follia. No, devi levare gli spazi doppi, quello, e anche alla riga 9, quello. Non so, mi viene da dire così, è molto fragile questa cosa. Oh, adesso siamo da un'altra parte. Scusa, non vedo, aspetta. Generatore, has no attribute, numNodes, numNodes, alla riga 26. 26. Ah, numNodes, ok. Riproviamo. Calcat non define. Calcat non ci abbiamo messo il self. Dove sta? Sono questi, vanno tutti col self. Qua, alla riga 27. La riga self.calcat, self.calcdur, self.calc... Dai. Scusate. No, beh, però dovete imparare a scrivere. Vai, salva. Mo, calc frac requires one positional argument, perché vuole lat. Non ce l'avevi messo perché non c'era. Ci devi mettere lat. Ecco, sì, sul generatore ci devi mettere at. Salva, fai, briga. Le dobbiamo levare tutti gli errori di sintassi. Cos'è che è un non-type? FFFF. Dove siamo? Che riga è? La riga 11. Che manca questo. Sì. La riga 11. Cos'è che deve... Ah, per cento di... Ok, aspetta un attimo. Vediamo quante ce ne sono. Scusami. No, leva sta affare. Non vedo. Allora, di 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evidentemente una di queste variabili non è inizializzata. At dur frac camp inst, vediamo quando la chiamiamo, quando creiamo le note. Note at dur frac camp inst, l'strumento è l'1, la frequenza è calcolata. Una di queste non è marcia. Allora, fai una cosa.
È questo? Può essere. Sì, potevano essere anche più di uno. Proviamo, salva. Oh. Sì, mo bisogna vedere se è vero che se fa quello che deve fare. Ok, quindi lo metto sul file. Beh, adesso puoi provare a compilarlo, già che ci sei. No? Ah sì, mettilo dentro un file. Lo devo creare prima oppure va bene pure che l'ho creato solo? Va bene, va bene così. Ok. Beh, ecco. Adesso fai C-Sound, meno D minuscola, W maiuscola, O minuscola. Boh, chiamalo come te pare. E poi il driver, non so qual è, quello che dici tu. Quale devo mettere prima? Quello qualsiasi, uno qualsiasi, sono l'ORC prima. Aspetta che... Okay. Ce l'hai, driver1.org. Driveri. score.sco score. Avanti Piemonte punto sco. Dai, c'è qualche problema di ampiezza, anzi direi più di uno, anzi più di due, anzi più di tanti. Ci sono 24.000 no, 240.000 campioni fuori banda. Vabbè, che famo, rifamo tutto. Dai, no, devi rifare il Python prima, devi far girare Python. No, no, l'hai fatto girare Python? Ah sì, adesso sì. Viene. Ok, fai... Audacity. Facci sentire questa nuova composizione. Adesso ormai Giulio sforna tre pezzi al giorno. Mo che ha capito com'è il trucco, che ce l'ho? Tutti uguali. Allora. Tutti uguali, però fatti a manovella, tanto li fa lui. Che importa a te. Che diresti che è la tua fonte di ispirazione, Giulio? Sicuramente il maestro. Ah, io pensavo la F, ma va bene. Lo provo a mettere. Dai. Dimmi se si sente così. No, io non sento niente. No, manco io. Senti la cosa lontana. Devi mettere cassa, cuffie, no, devi mettere zoom qualcosa. No, no, no. Sulla destra? Sulla destra, no, sulla destra, eccolo. Non c'è, dove deve andare questo? Per andare su Zoom, dove deve andare? Non lo so. Vabbè, prova. Si è bloccato? No, non sentiamo. Allora è la tua configurazione di Zoom che... Allora devi andare in alto dove ci stanno i tre pallini e andare sulla... Oh, vabbè. Lo share l'hai fatto. Magari... Sì, lo share del computer audio devi fare. No. Ah, sì. Ora si sente. Sì.
composizione di grandissimo standing. Ci fosse la telecamera, ti guarderei con ammirazione giù. Sì. Ok, allora riassumiamo per la prossima volta. Segmentate gli spazi come volete, anche appunto aggiungendo parametri nella come ha fatto Giulio, aggiunto dei parametri nel file di metadati, no? Parametri che vi permettono di organizzare le cose, cioè semplicemente, e poi potete sia pescare random, sia fare in un altro modo, per esempio con una tecnica seriale, fate la serie over and over, oppure, cioè, scegliete voi, ok? Quello che mi interessa è il pezzo di carta, cioè scrivetevi quello che fate e perché decidete di fare in un modo piuttosto che un altro. Ok? Guardate, è più difficile di quello che sembra. Ok? Però è la cosa che vi fa ragionare di più e che vi insegna di più, credetemi. Credetemi sulla parola. Mm-hmm. Ok, fermo la registrazione.